Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua finalmente per delle news. Ci sono news, incredibile. È domenica 14, domani inizia la seconda parte. Riguardiamo sempre il finto orologio. Domani inizia la seconda parte. Yes, news, finalmente. Ci sono news, incredibile. Voglio però, prima di iniziare a guardare la nuova LR, che non è Carnival... Yeah, già perde valore, sarò sincero. Però comunque non è Carnival, ma a prescindere la nuova LR di Bulma e Oolong. Con tutte le cose, voglio ricordare che sarà presente nei banner KK Carnival. Come l'anno scorso, Goku e Gohan Tech erano presenti nel banner Carnival e si potevano anche comprare con i coin Carnival. Quindi... voglio subito, ripeto ancora, far presente ancora una volta che pur quanto la leggiamo potrebbe essere super mega potentissime tutte le cose, ricordatevi e tenetevi a mente che è presente nei KK. Yes, allora, prima di tutto andiamo a guardare le animazioni. Questa roba comunque me la voglio godere, non le ho ancora viste. Quindi, Dokkan Official, JP, facci godere. Con Bulma e Oolong. Sì, fa ridere, lo so. Andiamo. L'artwork. La hosta anche figa. Tasca kono chikaku no hazu nan da kedo. Scusate. È animata così bene seriamente sta roba? Ma è animata da Dio! What the... L'active? È animata da Dio! Ma che ma... Oh, ciao, Sher! Wow, figo! Ok. Sotto certi aspetti è meglio di Goku e Piccolo. Ma che cosa cacchio state dicendo? Sotto certi aspetti è meglio di Goku e Piccolo come animazione. Ma che cazzo dite? No, no, scusate. Ma poi quando piglia fuori... Ma anche qua. Ma guarda! Carica tutta l'arma! Ok, vabbè, quella è la 12, questa è la 18. Lost non è meno brutta. Fa da grande avventura, grande viaggio. Quello che è Bulma in questo caso. Ok, va bene, devo leggere il kit ora, scusate. Sono un attimo rimasto sconvolto dalla cosa. Andiamo a leggere il kit, per favore. Che cosa fai da lead? Dragon Ball Sicuro DB Saga 150. Vabbè, è normale, 150. Nell'R Legendary, niente Carnival, F. Però va bene, ok. Attiva la Entrance Animation. Mi ha lasciato di stucco Bulma, scusate. Chi più 3 guardia tutti gli attacchi per 7 turni all'inizio del turno. Ok, quindi questo è... l'Active? Sì, scusa, l'Active. Vabbè, non riesco, L'Entrance? Ok. Prima di andare avanti, vi ricordo, alle 3 sono in live oggi pomeriggio, ok? Sul sito Viola, link in descrizione nel commento pinnato. Andiamo a giocare Zelda, vi aspetto. Detto questo, comunque, stavamo leggendo. Chi più 4? Attack Def 177. Cambia random le key sphere di un certo tipo, STR escluse, in Rainbow. Damage received, meno 7 all'inizio di ogni turno. Ok, ci mette un bel po' perché quelli sono tanti turni. Cioè, sono 10 turni che devono passare. Ok, c'ha la guardia per 7 turni. Quindi fondamentalmente lei si para il sederone. Poi però quando è finita la guardia ha 77% damage reduction. No, non 77 perché sono...
scusate, scusate, sono in disbelief proprio, ma che cacchio dite? Ma questo prende Bu e gli sputa addosso. Prende veramente... Sì, ok, Bu fa dei danni della Madonna, però... Questo qua è... Continuiamo a leggere, scusate. Additional attack death 17% per key sphere obtained. Additional attack 77 con 3 o più key sphere obtained. Olalai, ski più 3, attack death 37%, self excluded per 2 turni quando prendi 5 o più key sphere. Lancia un additional super attack con 7 o più key sphere obtained. Ok? L'active si può attivare dal 7° turno. Troppo. Active skill effect, cambia tutte le key sphere to STR. Olalai, ski più 7, attack death 17, attacco super efficace contro tutti i tipi per un turno. Non so sinceramente se è una presa in giro o cosa, questa Bulma è letteralmente super mega rotta. Ok, è Bulma, cioè, va bene, ok. No, ragazzi, scusate. C'ha greatly raises attack death dalla 12 con lowers attack, mentre dalla 18 greatly raises attack death per un turno, ok? E hai chance di performare un critic... che cattiveria! Allora, funziona come migatte, nel senso che... una volta che avete tirato la 18 avete il 50% di crittare su qualsiasi roba. Però essendo che non è come migate, può fare solo una 18, quindi è solo un 50% di crittare. Però siete stronzi perché è STR. Andate a quel paese, grazie. C'è già il 5... No, vabbè, ma... Ma cos'è sta Bulma? Cosa cazzo è sta Bulma? Ma che cazzo dite? Non ha senso! La rileggo un attimino, scusate, prendo il mio tempo qua per rileggere un attimino perché non ho proprio capito un cacchio. Attiva la entrance animation. Chi più 3 guardia tutti gli attacchi per 7 turni. Ok. Chi più 4 attack death 177. Cambia le orb, tranne l'STR in rainbow. Danno ricevuto meno 7% all'inizio di ogni turno fino a un massimo di 77%. È tanta damage reduction, ma tanti turni. Va bene. Questa passiva poi si legge effettivamente come quella di Golden, quindi è per ogni turno, Ogni turno che passa, ok? Attenzione. Additional attack death 17 per key sphere, si cambia tutte le orb in STR con l'active al 7° turno, il 7° turno è tanto, vabbè. Ok. Poi fa additional attack 77 con 3 o più key sphere e si prende facilmente. Olalai ski più 3 con 5 per 2 turni, attack death 37, è un buff praticamente 40%, sarà una pan sul nome tutto, però comunque ok, è un buffer con 5 più key sphere. Ok, già questa è la parte un po' più cattiva, va bene che se le crea, quindi effettivamente probabilmente vedrete sempre il buff, però comunque. Dopodiché lancio un additional super attack con 7 più key sphere. L'andate a buildare add, perché comunque c'ha 50% chance di crittare effettivamente, quindi l'andate a buildare add, tirerà sempre poi le 12, spesso, si va per 3 special, la 18 che dà il 50% crit, le 2 12. No, oh, scusate. Che cosa cazzo è sta Bulma? What? Tokan! È Bulma! È rotta. Ricordo però ancora una volta che questa Bulma sarà presente nei banner KK nei Carnival. Quindi non so quanto valga la pena pullare. Sinceramente ci faccio qualche girino, ma non troppo neanche io. Perché me la posso riprendere tranquillamente ai KK lei? Forse insieme anche a Bu poi. Non sarebbe male. Però, ok, una cosa, i team, una cosa, perché non ne ha molti, vero? Dragon Ball Seeker, DB Saga, Peppy Gulls, Youth, Earthlings. Vabbè, però entra in quei team lì. Power of Wishes anche. Vabbè, è vero. Siamo una scena. Wow. Wow, ok. Si becca anche il buff di Kid Goku.
No, vabbè. Ho già pensato a una combo super rotta. No. Questa Bulma è rotta. È rotta in culo. Questa Bulma è rotta in culo. Lo dico proprio così. Non ha senso. Va bene, non è il super mega hype, perché non è super mega hype, soprattutto per moltissima gente. È DB Saga, già cala l'hype. È Bulma, però al kit della Madonna. Sta Bulma è rottissima, fine. La devo provare in game, ma è rottissima, raga. Raga, è rottissima, veramente. Non ha senso. Ora, abbiamo visto il kit, abbiamo visto le animazioni. Bellissime anche quelle. Andiamo un attimino da Air, che ha postato altra roba, perché ci sono news del resto delle cose. LR Bulma before LR Kid Buu, va bene, have a good day. Burst Mode, Legendary Goku Event, questa cosa interessante, con la LGE. Attenzione. Però la cosa brutta è che non è permanente, è una roba da seconda parte. Appena finisce la Burst Mode, niente più Burst Mode sulla LGE. Non è il massimo questo. Badeza Roshi Mafuba, ok. Ci sta. Va Deza anche lui. Tau Papai c'era appena andato, quindi ok. E altro non ci dovrebbe essere altro. Ok. Bisogna vedere effettivamente il resto delle news. Però la Burst Mode Legendary Goku Event è interessante. Molto, molto, molto interessante. Ragazzi, io direi... Finiamo qua la cosa. Abbiamo visto il tutto. Ancora... Ok, Bulma, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione, io vi ricordo, vi aspetto fra poco alle 15 sul sito Viola, andiamo a giocare a Zelda. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere, al prossimo video, ciao a tutti!